Ho sperato fino alla fine che riuscivamo a vederci stasera. Amo, lo sai, quella la situazione è difficile. Purtroppo il destino ha deciso per noi. Non il destino, amore. Io. In che senso? Stare lontani non significa non poter trascorrere San Valentino insieme. Anche di questi tempi. Cioè? E dai, dimmi qualcosa di dolce. Sarai per sempre la mia. È caduta la linea. Ti desidero proprio come non ho mai desiderato. Sei caduto di nuovo? Non si sente niente, amore, non si sente. È inutile che parli, non ti sento. Ti ho detto che sono 3 giorni che sto avendo problemi con sta linea. Mannaggia, mi sta andando scan. E mi ricordo perfettamente quando dopo cena mi portasti a casa e poi lentamente... Sì, ma quindi a scuola che fanno? Rap, no, giuro, non ci capito sta cosa. Cioè, se parte Gadad, che si fa? Ma che stai dicendo? Scusa, mo, a un certo punto ero convinto che stavo prendendo una diretta di Luca, scusami. Volevo dedicarti una canzone. Così mi fa emozionare, però. Non ti emoziona, aspetta che mo te la condivido dal PC. Azzamonte faceva così sofisticato in fatto di gusti musicali. Ma mica sono io, è partito il complesso a casa della vicina. O sapessi chi le fa le dediche? E lo vuoi un po' di cioccolata? Sì, mo dai, non dico che no. Sta arrivando un bastimento carico di... Scusa, mo, accelerate un po', che capi? Perché tra poco parti il coprifuoco. Sai che stavo pensando? Ma o vostro 5 centesimi, chi sta sotto la porta, non ci potevo passare un 100 euro. Prima occasione, giuro che ti devo fare un regalo enorme, tutto per te, amore mio. Tranquilla, amore, lo sai che a sti cose non ci tengo proprio, ma che resto un regalo di San Valentino, il mio dono più bello, sei tu. Buonanotte. Notte, adesso. Ah, finalmente sti auricolari non sa quanto tempo volevo, ma ci ho fatto un regalo di San Valentino esagerato.